Sembrava proprio spaventato. Già. Sì, ma sei proprio sicura che dovremmo prendere la macchina? Potremmo metterci nei pasticci e poi dobbiamo pensare alla sicurezza. Il nostro migliore amico ha una crisi esistenziale. Non possiamo abbandonarlo nell'ora del bisogno. E intanto rubiamo la macchina di mia madre, allora. Prima la valvola del volante, poi controllare le spie del tergicristallo e i pedali per la retromarcia. Dai, andiamo. Oh, mamma. Resistici, Callito! Si parte! No! Oh mamma, perdonami, le mie sto morendo da ridere già. Guardati, mani a 2 piedi. Autista della domenica completa la missione del Furical prima di andare a casa di Cicalito. Ok. Super scivolata. Cosa vuol dire la super scivolata? Oddio. Prima di andare a casa di la derapata. Devo fermarmi un attimo. Allora, aspetta. Com'è la retro? Ah, col triangolo. Dio mio, col triangolo. È difficile guidarlo, è scivolosissimo. Alba, ho fame. Aldo, non abbiamo tempo. Faccio presto, possiamo prelevare dal mio nascondiglio segreto. Di merendine? Nascoste per tutta la città. Oh, sì. È così strano? Sì. Allora, fermi tutti. Io stavo già andando a fare un giro per vedere se potevo dove devo andare? Di qua, ok. Esatto, se potevo già trovare delle figurine, ma a sto punto eccole qua, guarda che culo. Ok, me ne manca una sola. Che cosa? Devi consegnare tavole da surf? Ah, davvero? Allora sarà meglio farlo. Già, allora è meglio andare, perché se no non si ha mai. Dio mio, i dialoghi di questo gioco. Allora, aspetta un secondo, perché probabilmente è un'altra prova a tempo. Fammi andare a cercare prima l'altra figurina, le altre due rimaste. A meno che non appaiano solo durante le prove a tempo, può essere. No, eccola qua. Ok, me ne manca solo una, ma non ho idea di dove si trovi. Boh, vabbè, non importa. Non che poi ci rimetteremo a rigiocare i minigiochi di sti giochi, però. Ah, ma ce ne sono a... Ah, no, ok, non è neanche a tempo sta prova, meno male. In parte sono anche contento. Che poi consegna la tavola da surf, ce l'aveva già lì sulla porta la tavola da surf questo. E così probabilmente anche tutti gli altri. Vediamo, e infatti, guarda un po'. Uno. Dov'è l'altro? Eccolo qua. Poi appunto magari adesso girando fra le varie case la troviamo l'ultima che è senza... che c'ha la figurina, intendevo. Stavo per dire che è senza la figurina. Dio mio, Carmageddon è diventato sto gioco. Ed eccolo qui. Ecco fatto. Ah no, era solo la silhouette della... Ok, qua è stata colpa mia. Fammi prendere qualche rivista specializzata. Fammi prendere una rivista. Magari riusciamo. In questo numero si dice: evitare di confrontarsi con i genitori può provocare una muta precoce. Ottimo. Però la retro, vabbè, fanculo. Avanziamo in mezzo ai cespugli, dai. Ecco qua. Beh, aspetta. Qua dentro. Eccola. Piantarla, di squacquerare e metterti a parlare. Devo andare di qua. Stavo giusto dicendo, effettivamente non ho cercato dentro la città. Che culo, le abbiamo trovate tutte. Ed ecco l'ultima rivista. Astropapera. Comunque. Astropapera. C'è Carlittle, usa accessori. Oh no! Che c'è adesso?
Ho dimenticato di consegnare i giornali! Ma dai! Ma fa presto! Cicalito ci aspetta! Ok, di qua. Altra provona a tempo di sicuro, che speriamo sia l'ultima. No! Ma ha fatto un'accelerata incredibile! Ok, questo è stato del tutto... vai! Premi quadrato per la... non è neanche a tempo, e allora... E allora è facile, dai. Lanciarli come, però? Dritti? No, me li lancia di lato, va bene. Perfetto. Un po' me lo dovevo aspettare che l'avrebbe lanciato di lato. Certo, bravo. Tu e le tue braccine da maialino piccolino. Piccolino un par de balle, visto quanto è grosso, però. Preso. Ne manca solo uno e abbiamo distrutto tutta la città, non vorrei dirlo. Abbiamo fatto più danno che altro fino ad ora. Eccola qui, l'ultima casupola. No, è ok, l'ha presa al volo. Adesso accelera, è già passata l'ora di cena. Davvero? Oh, povero me, dovevo fare la spesa. Pure. Datti una mossa. Va bene, devo solo passare a prendere la mia ciotolona. La mia ciotolona. Gesù. Sei proprio incorreggibile. Sei proprio incorreggibile, maialino. Eccoci qua. Andiamo a prendere la ciotolona. Minchia, la ciotolona è una vasca da bagno questa. Cioè, so che è una mangiatoia, però la mia ciotolona. Dio mio. Allora, andiamo di qua. Poi facciamo un'inversione. Au. No, perché fai l'accelerata quando fai la curva? Dicevo, facciamo una inversione a U e torniamo indietro e facciamo la spesa dall'altro lato. Ecco qua. Che poi, spesa, stiamo rubando il cibo agli altri animali, però vabbè, dettagli. Dettagliissimi proprio. Ecco qua. Guarda, Fast and Furious Piggy Drift. Oh, calmo. Meglio di... Aiuto! Troppo! Dicevo, ma che palle! Le manovre evasive che fa sto gioco. Stavo per dire, meglio di Crazy Taxi sto gioco. Eccoci a casa tua. Che cosa mangi? I biscotti! Dammi tregua, ho un calo degli zuccheri. Aldo, quelli li dovevo portare a mia madre. Mia madre? Ah, vi odio. Il nostro migliore amico ha bisogno del nostro aiuto. Lo vedo. State facendo tutti i cazzi vostri, voglio dire. Eccoci qua. Oh, ma pure devo lanciarli. Perché devo lanciare dei biscotti? Che io già lo so che questa parte la falliamo ora. Ecco fatto. Allora, perfetto. Preso, manca solo uno. Abbiamo 30 secondi. Preso? No. Ancora non ecco ci fatto. Ehi, sei tu che guidi? Possiamo andare a casa di Cicalletto per oh, favore. Meno male. Che palle, madonna mia. Mezz'ora per farvi gli affari vostri, 5 minuti per arrivare dal vostro amico. Ah, maledetti egoisti. Eccoci a casa di Pollo Piccolo. Con tutte e cinque le figurine.